C'è il famoso adagio che risale. Serve la luce, eh? Che risale ai tempi dei tempi, cioè all'antica civilizzazione egiziaca, dove si diceva: quando piove nel deserto, nel Tukul si sta al coperto. Quindi a questo punto noi ci siamo messi al coperto, sempre per obbedire all'antica civiltà egiziaca, va bene? Un po' di più? Sì. No, si vede, c'è poca, si poca si luce. Vede, si vede. C'è poca luce. Sì, dovevamo fuggire. Ecco, tieni un po' là. Sì. Vai. Prosegui nel tuo dire. Stavo appunto andando. Fai un excursus, perché ho visto adesso per la prima volta il libro e vedo che è fatto molto bene, vi consiglio la lettura, previo acquisto ovviamente, però ho visto che l'ha organizzato molto bene. Quindi mi era sembrato uno spreco di energie enorme preparare le denunce, metterle in piedi, realizzarle, seguirle e quant'altro, e poi lasciar marcire quel materiale documentale che era stato messo, raccolto, messo insieme e organizzato. E ho pensato bene che valeva la pena appunto di creare questa raccolta, questa antologia, per poter poi diciamo andare a propagare per quanto più possibile quelle informazioni di denuncia che noi abbiamo appunto effettuato alla Procura della Repubblica. Perché? Perché queste informazioni sarebbe bene e opportuno, poi adesso lo vedremo, che la gente conoscesse. Perché sapendo che cosa ci hanno combinato i nostri cari padroni del vapore, potremmo arrabbiarci abbastanza per poter poi cominciare a fare veramente un'opposizione seria. Altrimenti faremo come i grillini, che poverini pensano di fare la rivoluzione, in realtà stanno facendo, come si dice? Comunque nella storia non è la prima volta. Sì, sì, no, per carità. Allora, ad esempio, poca gente, pochissime persone sanno che, un attimo che trovo il punto, un attimo soltanto, e lo dovevi trovare prima, lo so, fai vedere quella bella immagine, ecco, quella, la piramide sociale, fai vedere, è la piramide, è piramide etnica, sociale. No, è la piramide religiosa e etnica, è la piramide sociale. C'è un ebreo in testa, perché lo trovi strano? Aspetta che cercavo la... niente, la similitudine col fu. Allora qui abbiamo una foto che lui ha detto che è San Giovanni Gonzaga, e invece no, non è San Giovanni Gonzaga, io non te l'ho detto l'altro ieri. Giovanni dalle bande nere, no? Neanche lui, ma è peggio, molto peggio di Giovanni dalle bande nere. Questo signore è santo, un santo in corazza, un santo corazzato. Sarà Ignazio? È il buon Inigo. Non Ignazio. Inigo, è il buon Inigo. Inigo. Ignazio. Io sto leggendo il braccio armato. Sto leggendo la storia di quell'epoca lì il braccio armato, perché la zampa non poteva, in quanto ce l'aveva lesionata. Però andiamo avanti. Allora qui abbiamo... il demonio si sorgeva sulla coda, lo ricordo. Diciamo che gli aspetti, eccole qua, finalmente ho trovato qualcosa. Allora parliamo di giustizia, ad esempio. Qua è un argomento dei pochi che non riguarda le banche, ma riguarda la giustizia. No, riguarda il finanziamento delle aspettate un attimo. Sì, no, riguarda la giustizia. Allora, qui ci sono tutta una serie di dati che non sto a leggere, che è troppo lungo, ma solo per dire che sul fronte dei costi nel 2006 l'Italia ha destinato a tutto il sistema giudiziario, tribunali, procura della Repubblica, patrocinio gratuito, eccetera, eccetera, 4 miliardi e 88 milioni rotti
per le spese, mentre la Germania, che è un paese serio sotto moltissimi profili, ha speso circa il doppio, cioè 8.731 milioni, eccetera, eccetera, e per la metà circa dei processi. Per cui sta a significare che la Germania, che appunto è un paese serio, spende per un processo 4 volte il costo di quello che sosteniamo noi. Perché un processo, se lo vuoi fare fatto bene, costa 4 volte quello che lo mettiamo noi. Anche per quello che riguarda il fatto che si dice che noi abbiamo troppi giudici, non è vero manco quello, perché ad esempio la Germania, noi abbiamo circa 11 giudici ogni 100.000 abitanti, e per esempio la Germania ne ha 24,5, l'Olanda 12,7, la Svizzera 16,5, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche sono tutte fisime, tutte stereotipi culturali messi lì, non si sa bene da chi, ma si sa bene il perché, che viene continuamente propinato al popolino in modo da farlo sentire cretino, da farlo sentire inferiore agli altri popoli, per farlo sentire minorato psichico, ecco. Viceversa, non è il popolo, ma è chi governa che ha quelle caratteristiche. Insomma, per dire, aspettate un attimo. Sì, tu lei segnato all'altro, quindi c'è qualcosa qui, no? Aspetta. Allora, per fare sempre un paragone con gli altri, paesi, o con altro, in questo caso è con altro, la giustizia, come la sicurezza, l'igiene e l'istruzione, sono quei comparti della vita sociale, culturale, politica, statuale ed istituzionale dove essere sparagnini è controproducente. Immediatamente, a medio termine, è catastrofico a lungo termine. Risparmiare sulla giustizia significa quello che abbiamo descritto, tracollo del collante sociale della fiducia. Ma in conclusione, per evidenziare ulteriormente, abbiamo, punto 1, una complessa macchina di giustizia che costa cifre ipergalattiche a condanna. 2, una sterminata legione di poliziotti di varia natura e denominazione efficiente, ma che per colpe non sue, alla fine di tutto il percorso, fa condannare mezzo delinquente all'anno per poliziotto. Cioè un poliziotto riesce a far condannare un mezzo delinquente all'anno. Delinquente. Infatti li tagliano metà tutti i delinquenti. Infine, 3, ultimi ma non ultimi, anzi primi responsabili della disonorevole condizione della giustizia italiana, una schiera di magistrati che dall'alto del loro presupponente inetta, inefficiente e dallo stato attuale inutile, nefanda e deleteria casta, si permette di prendere posizioni politiche invece di mettersi a lavorare a testa bassa, visto le fallimentari condizioni in cui hanno condotto l'ingiustizia italiana. Ricordiamoci che ogni magistrato riesce a produrre durante l'anno 19,4 processi all'anno. 19 processi l'anno. Con un costo di circa 350 milioni di vecchie lire a processo. 4. Per fare il parallelo, è come se il Servizio Sanitario Nazionale, così si capisce bene, annualmente ricevesse almeno 3.300.000 malati di richieste di assistenza e appena effettuata la visita preliminare, senza neanche permettere ai richiedenti di effettuare le analisi, fossero scaricati ben 3 milioni. Ma poi dei 308.000 fortunati prescelti, 120.000 circa fossero destinati a ricevere esclusivamente cure palliative e ai 187.515 residui effettivamente li si curasse, assistesse ed eventualmente operasse. Insomma, solo un malato su 20 sarebbe assistito dallo Stato fino alla guarigione. Mi sembra una cosa normale? Cioè uno va in ospedale malato, 19 muoiono e uno si salva, perché questa è la proporzione. E viceversa a tutta la gran massa degli altri abbandonati lungo il percorso non assistenziale, scientemente a causa dell'inazione e della mancata assistenza, li si lasciasse morire. Una visione semplicemente allucinante, depravata, folle. Ma per essere meno cruenti e truculenti e fornire un altro indizio, 5, come se il Ministero della Pubblica Istruzione organizzasse un servizio scolastico ed universitario nazionale
che facesse istruire una persona soltanto su 20, il che equivalrebbe a dire un tasso di analfabetismo del 95% della popolazione. Bah, vi sembra una cosa normale a voi? Tutti in linea, tutto coerente. Questo per dire uno scandalo planetario, insomma. Tralascio altre cose per non tediare troppo, faccio solo dei salti qui e là. Perché non leggi quell'altra cosa segnata? Aspetta, perché non è... Allora, anche le tasse... Allora, vado un po' a braccio perché qui mi sono perso un po'. Da sempre i nostri cari governanti, i nostri cari ministri di finanze, i nostri cari ministri del tesoro ci nascondono una cosa assolutamente ovvia, ma che evidentemente è talmente ovvia che la gente non la vede, perché la cosa che si deve nascondere, diciamo, la modalità per nascondere è quella di farla vedere a tutti, ma non far rilevare che è pertinente di un determinato concetto, di una determinata visione, quell'oggetto che si vuole nascondere. Nel caso specifico, le varie vedute a partire da Adam Smith e compagnia cantante, successivamente a partire da allora fino ad oggi, negli ultimi 3 secoli e mezzo circa, tutti i nostri cari economisti e responsabili di tutti i governi mondiali, non solo italiani, hanno modificato la formula dell'emissione monetaria, hanno modificato tantissime volte le formule diciamo pagamento, di fatturazione, di considerazione soprattutto fiscale dell'emissione monetaria e della fatturazione, ma nessuno ha mai detto che i due lati, i due estremi della fatturazione, fiscalizzazione del lavoro, dell'attività umana in generale, e l'emissione monetaria fanno parte di una stessa corda di cui sono i due capi estremi, ma sono assolutamente coordinati, collegati, inscindibilmente uniti. E questo non lo dice mai nessuno. La cosa oscena che è stata fatta in Germania non è così, però, in Germania quando è entrato l'euro c'è stata la riforma fiscale. In Italia vi risulta che c'è stata una qualche riforma fiscale negli ultimi 20 anni? C'è stata, ma in aumento e soprattutto non in maniera organica rispetto al fisco, rispetto all'emissione monetaria. Diciamo, la cosa diciamo, da prendere in considerazione è il fatto che quando si emette la moneta, le banche hanno varie procedure, in particolare la Banca Centrale Europea permette alle banche nazionali di emettere l'8% della massa monetaria fluttante, l'M1, e cioè la moneta, il conio, cioè all'interno di questo 8% la Banca d'Italia emette il conio, che è più o meno circa il 2%, e il 6% invece è emesso attraverso altri mezzi. L'altro 92% viene emesso dalla Banca Centrale Europea automaticamente, autonomamente, o dalla Banca Centrale Europea che delega la Banca d'Italia, però su mandato appunto della Banca Centrale Europea. La cosa importante da dire è che fino a quando c'era la banconota emessa dalla Banca d'Italia, o comunque dalle banche nazionali, non solo la Banca d'Italia, il fisco andava a incidere in una serie di fasi che permetteva il reintegro nel circuito monetario statale attraverso i finanziamenti pubblici, attraverso le opere pubbliche, attraverso diciamo, tutte le varie leve che lo Stato ha per reinvestire il denaro che viene prelevato attraverso il fisco. Viceversa, negli ultimi anni, prima con l'aggregazione del debito, dell'enorme debito pubblico che a partire dall'82 è esploso in maniera esponenziale,
e poi successivamente incardinando, dove però ancora lo Stato poteva intervenire perché emetteva addirittura fino al 68 è stata emessa anche una buona parte di biglietti, di titoli di Stato attraverso il biglietto delle 500 lire e altre formule di vario genere, per cui lo Stato aveva una possibilità di manovra, diciamo, che permetteva, diciamo, una gestione equilibrata del sistema. Dall'82 e in particolare dall'85, dove il nostro caro signor Pertini, Sandro, che passava per essere il nostro caro Presidente della Repubblica emerito, no? Quello a cui tutti gli italiani vogliono bene, che in realtà ha fottuto tutti gli italiani, perché con la legge 372 dell'85 ha permesso la liberalizzazione e l'entrata in attività delle banche estere sul territorio italiano, e quindi la concorrenza fra banche, dove tutta una serie di altre cose da dire ci sarebbe, ma insomma non è il caso. Cioè, fatto sta che ad un certo punto con questo debito che si era creato così abnorme, mentre prima interveniva la Banca d'Italia fino al 92 come prestatore di ultima istanza, da quel momento lì, quando dal 92 è cambiata la legge del testo unico bancario, che poi è rimasto a mezz'aria fino al 2006, perché non era ben chiara la definizione da dare alla Banca d'Italia, è stata fatta attraverso la legge 265 del 2006, appunto, 262 del 2006, e all'interno di questo circuito, di questo debito, praticamente interveniva non più la Banca d'Italia, ma un pool di 20 banche, tranne il Monte Paschi di Siena, tutte le altre straniere. Qua nel libro appunto è descritto ampiamente. Quindi queste banche che cosa facevano? Non solo erano quelle che acquistavano i titoli del debito pubblico, ma erano pure, alcune di loro, le controllanti, le cinque, ma in particolare le tre maggiori agenzie di rating, cioè quelle che stabiliscono quanto vale il debito pubblico. Ad esempio, oggi la banca, il Ministero del Tesoro emette, non so, 5 miliardi di euro a scadenza triennale, e non è lo Stato che stabilisce a quota 100 quanto ha di interesse o quanto dà di sconto, no? Perché per esempio si compra con lo sconto, no? Quindi va a 98,5 invece che 100, no? Quindi c'è un punto e mezzo di guadagno per l'investitore all'anno, ovviamente, no? E quindi quota che, diciamo, del prezzo di vendita dei buoni del debito pubblico non lo stabilisce né la Banca d'Italia né il Ministero del Tesoro, ma i compratori attraverso le loro controllate, le tre banche, le tre agenzie di rating che sono sotto processo, sono state sotto processo a Trani fino a qualche settimana fa, adesso è stato avvocato dal capo mafia milanese, per cui il processo d'appello si farà a Milano, dove ovviamente, essendo lì il gioco, è chiaro che la vittoria sarà loro. Però questo per dire, quindi questo per dire che c'è un sistema assolutamente corrotto, e le tasse che prima venivano reinvestite in opere pubbliche, per cui davano lavoro, creavano volano, creavano il circuito virtuoso, creavano quindi la possibilità di rigenerare nuova moneta. Oggi che cosa succede? Che va a finire nelle mani, nelle bocche voraci di questi 20 specialisti d'asta, li chiamano, di queste banche specialiste di asta di buoni del debito pubblico. E che cosa succede? Che ad un certo punto portano all'esterno, nelle loro capitalizzazioni, queste nostre ricchezze, perché tutti gli anni, ricordiamoci, che paghiamo fra i 90 e i 100 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Quindi quei 90-100 miliardi vanno a finire sulle multinazionali, le 20 banche multinazionali straniere, che portano dove vogliono loro i soldi creati da noi
viceversa attraverso la Banca d'Italia, attraverso l'emissione monetaria in lire, la maggior parte, non tutto, perché ovviamente poi ci sono tutti i vari flussi internazionali che non siamo qui a esaminare, però la maggior parte di quel denaro prodotto all'interno dello Stato rimaneva qua. Quindi questo per dire che la tassazione allo Stato attuale, in cui c'è questo paradigma diciamo alle spalle, e c'è un altro paradigma dove siamo inseriti noi in questo momento, e cioè che l'emissione monetaria non è più fatta dalle zecche dello Stato, quindi da una parte c'era l'emissione monetaria, quindi un credito, dall'altra il debito, e c'era questo flusso di cassa, ma all'interno sempre di uno stesso soggetto, che era lo Stato italiano. Oggi invece la banconota euro ci è stato dichiarato in più occasioni, anche su documenti ufficiali, che l'euro non è mai del portatore, infatti non c'è scritto. Se voi vedete, mentre sulla lira c'era scritto pagabile al portatore, quindi era di proprietà del portatore, la lira, viceversa l'euro non è proprietà del portatore, ma fin dall'inizio in eterno della Banca Centrale Europea. Quindi questo che sta a dire? Come ampiamente dimostrato dalle famose interrogazioni. Interrogazioni anche di Mario Borghezio, il tanto sputtanato Mario Borghezio, però qualche cosa di buono l'ha fatto anche lui, e poi è persona meritevole di tutto il rispetto di ciascuno di noi, però per l'opposizione ovviamente è quello sciacallo, no, che raccontano, in realtà è una persona a modo che noi conosciamo anche abbastanza bene, e quindi questo per dire che di tentativi ne sono stati fatti a iosa per cercare di forare questa corazza, l'abbiamo vista prima, la corazza di questi personaggi, non c'è verso. La cosa incredibile in tutto questo è che quindi la proprietà della moneta è della Banca Centrale Europea, la presta a noi, a cui paghiamo alla Banca Centrale Europea un interesse annuo, per il motivo che poi dopo dirò, di circa il 270%, e dice vabbè, ma io ce l'ho in tasca, come fa? No, perché c'hai, è vero, il simbolo in tasca, ma quel simbolo, mentre tu ce l'hai in tasca, sta creando quella voragine pubblica, per cui nel corso degli anni siamo arrivati ad aver restituito circa 3.200 miliardi a queste banche, e ci abbiamo ancora 2.400 miliardi da pagare. E tutto questo è del tutto falso, oltretutto, non è vero, no, il debito pubblico non è vero, il debito pubblico può essere comunque ripudiato per una serie di motivi che qua sono descritti, no, ripudiato internazionalmente secondo un processo messo in atto già varie volte dalla Russia rivoluzionaria, dagli Stati Uniti quando fecero la San Pedro, là, sì, quelli della San Pedro, come cavolo si chiamava, la guerra ispano-americana del 1898. E così, e gli Stati Uniti allora, Theodore Roosevelt, lo zio Theodore, quel debito pubblico lì, e non ci fu nessuno che glielo fece rimangiare, quindi vuol dire che se vale per gli Stati Uniti vale per chiunque, è valso pure per la rivoluzione bolscevica, quindi vuol dire che evidentemente funziona. Era un debito pubblico sottoscritto dagli stessi cittadini statunitensi, non dall'estero. Era un debito pubblico sottoscritto dagli stessi cittadini statunitensi, non dalla Cina o dalla Germania o dall'altro. Era dal governo degli Stati Uniti, non dai cittadini. Non è la stessa cosa. Il capo del governo non è la stessa cosa. Ci sono delle motivazioni ben precise che poi ti spiego. Poi nel libro c'è spiegato. Si chiama debito detestabile. Il debito detestabile. Certo, detestabile. Ci sono tre parametri importanti che, se sussistono, annullano il debito. Perché non è più, allora il debito, cioè tu non mi puoi fare un debito che io non conosco, cioè tu non ti puoi presentare un giorno e dire tu sei in debito senza che mi hai creato i presupposti del debito, è chiaro? Mi capisci? No, poi continuo.
Allora, per tornare al discorso, quindi c'è questo sfalsamento, questa dissonanza, questa distonia, chiamala come vuoi, incongruenza, che da una parte permette, senza nessuna delega, noi non abbiamo mai delegato niente a nessuno, non abbiamo mai detto al governo dai la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea, manco alla Commissione Europea o al Parlamento Europeo, ma alla Banca Centrale Europea, che è proprietà delle 17 banche nazionali, fra virgolette nazionali, perché poi lo vediamo che cosa sono, quanto sono nazionali o no. Quindi per andare per gradi, per non anticipare troppo, quindi c'è da una parte la Banca Centrale Europea che ha il possesso e la proprietà, ti dà, quindi capiamoci bene, possesso e proprietà, te le dà solo in prestito, tant'è che tu, avendo delle prestate, paghi, perché se ti fosse dato il possesso, per esempio, anche solo il possesso, tu pagheresti una tantum, un quod, e lì finisce, dopodiché è tuo, il possesso è, tuo. A quello che ha detto Auriti, che è un punto essenziale del discorso, certo. Il problema fondamentale è sapere qual è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, certo. Punto e basta, certo. Direi tutto marginale. Certo. Per cui, mentre prima il possesso, pure se non effettivo al 1000%, della lira era comunque anche in prevalenza della Banca d'Italia e dei cittadini italiani, per traslazione al limite, no? Cioè per traslazione, perché attraverso il Ministero del Tesoro interveniva in tanti modi, no? Non in uno, in tanti modi. Quindi c'era questa, in qualche modo, diciamo, ma c'era anche competenza. La proprietà della banca, lo sappiamo, la banca era nazionalizzata, era nazionalizzata fino al 1992. Cioè, ma quindi c'era questa proprietà, quindi era giusto che se tu sei proprietario di un terreno che produce un reddito, fai conto che c'hai un terreno di un ettaro e ci fai 100 quintali di pomodori, è giusto che tu contribuisci in base all'articolo 54 della Costituzione al sostentamento delle funzioni dello Stato, è normale, giusto, ma se tu quel terreno ce l'hai in affitto da uno strozzino che non ti permette di guadagnare niente perché ti dà l'apparenza che tu mangi i pomodori, ma contemporaneamente ti dà un debito di 200.000 euro all'anno su quel terreno, tu ovviamente mangi i pomodori ma non puoi sopravvivere. Quindi quando lui ti dice poi paga le tasse, come lo Stato italiano, fra virgolette italiano, perché gli ultimi 10 governi, più o meno anche quelli di Berlusconi, più o meno erano tutti controllati dalle banche. Gli ultimi in particolare, non ne diciamo, anche questo giallo-verde carioca di Lega e Grillini sono sotto la spada di Damocle della finanza internazionale. Basta vedere la sceneggiata di Cosenza quando dovevano entrare a regime, no? Tutte queste varie storie, questo mi piace, quello non mi piace, entra in gioco il capo dello Stato che si dovrebbe fare i cazzi suoi, in quel momento lì lui deve stare zitto, è il volere popolare che elegge la classe dirigente e quindi il Consiglio dei Ministri, lui deve solo ratificare, dire sì, fa il cancelliere, dice sì, ecco oggi si è presentato questo, si è presentato, sì, ok, firmo. No che non firmo, non gli sta bene fare sceneggiate. Sì, quello... Per tornare ad hoc, quindi, la banca da una parte ti chiede un prestito esosissimo per la tua emissione bancaria, dall'altra ti chiede il pagamento fiscale. Allora il fisco può intervenire quando c'hai un reddito, ma se tu quel reddito palesemente, non solo non lo crei, ma addirittura vai in perdita, altrettanto dovrebbe intervenire lo Stato e dire oh, sei in perdita, ti do una sovvenzione statale, ti do un contributo a fondo perduto perché così sopravvivi, socialmente è così che si fa, una volta così si faceva, c'era un'azienda decotta dell'IRI o veniva assorbita nell'EFIM, veniva assorbita, no, o no, era così o no? Come è andata a finire? Tu non sai io conosco personalmente Mauro Leone e so tutto. Lui era presidente. Lo sai, no? Ecco, quindi non diciamo cose avventate, non è il caso.
è vero, c'erano tante magagne nell'industria di Stato, nessuno lo discute, ma meglio avere la Buitoni o non avere la Buitoni? Meglio avere la Buitoni che funziona male, perché comunque è un colosso di pastificio a livello mondiale, o non averlo e averlo dato alla quella degli yogurt. Meglio avere la Sclavo o la Glaxo? Ah, una francese, non mi ricordo più. La Danone. La Danone, ecco, mi veniva. Meglio avere la Sclavo, a meglio avere l'Alfa Romeo, o la Glaxo? A meglio avere l'Alfa Romeo statale o averla regalata alla General Motors? Perché infatti, la Fiat è General Motors. Infatti il protesto, gli hanno levato la parola Milano sotto, perché si chiamava Alfa Romeo Milano. Certo, sì. Certo. Meglio avere l'Alfa Sud a Napoli, che saranno state pure tutte marce, perché dopo 3 anni andavano marcite, ma davano lavoro a 100.000 operai a Napoli, hai capito? Hai capito? Come l'industria siderurgica a Napoli, 100.000 persone ci lavoravano, erano 100.000 famiglie che campavano. Bagnoli. Hai capito? Tanto per dire, adesso ci vogliono togliere pure l'Ilva, già se la sono tolta dalle scatole. Non poteva fare lo Stato intervenire con 4 miliardi, rimetteva i filtri dappertutto e fine della storia. E se lavorava. No, l'hanno dovuta vendere agli indiani. Ma manco l'hanno regalata agli indiani, diciamo. Ma. Perché all'Italia non hanno fatto quel CAI, come si chiama, e poi dopo sono entrati i francesi qui a Roma e i tedeschi a Milano, perché quelli l'avevano scartato, hanno fatto tutto a Fiumicino. Allora, l'industria di Stato sarà stata pure fatiscente, sarà stata pure corrotta per quanto vuoi, sarà stata pure inefficiente, tutto quello che vuoi, ma dava pane da mangiare a una marea di italiani, una marea, capito? C'erano dei manager di Stato capaci. Lascia stare, non è importante. Ma perché lo stesso non ha importanza? Ma perché la Olivetti che c'aveva che non andava? E l'hanno fatta scoppiare. Hanno anche ammazzato Olivetti per questo. E hanno ammazzato anche altre persone. Allora? Era troppo avanzato Olivetti. Ricordiamoci che il primo computer personale l'ha fatta la Olivetti, certo. 5 anni prima dell'Amiga. Il primo dopoguerra, ci sono stati magici che molte volte avevano fatto la guerra, quindi erano vissuti in situazioni, abituati a gestire situazioni complesse. Quando sono stati sostituiti da gente che aveva fatto l'università, che non aveva mai lavorato, che hanno messo lì a livello politico, bene, sono andate tutte queste aziende di Stato a Remengo. Bisogna vedere, perché anche lì il discorso è relativo. Una questione di uomini. Certo che è fondamentale, se perché ancora c'è una carica di cinesi che credono il coso. In un prossimo futuro, da 10 anni, si metteranno tutti belli pigri e tutti quanti e non faranno più niente. Qui a un certo punto oggi la gente vorrebbe uno stipendio, che può essere lo stipendio da impiegato o lo stipendio da direttore generale, possibilmente senza far niente. Invece allora, voglio leggere. Menichella, la Banca d'Italia, non Carli. Non entriamo nel dettaglio, perché il discorso è solo questo, sono uomini. A un certo punto l'Italia va male perché c'è tutta gente che vorrebbe avere i soldi senza lavorare. Antonio, non entriamo nel dettaglio, perché sennò diventiamo veramente populisti. No, per dire parole povere. Ma lo affrontiamo dopo il discorso. Adesso fammi finire il discorso qua. Allora, quello che volevo aggiungere ancora, diciamo, come esempio di quello del taglio, diciamo, di questo lavoro è leggo solo una parte, tralascio omissis. In quest'ottica l'adesione all'Unione Europea integra una violazione sia dal punto di vista penale che costituzionale. Perché? Perché c'è il trattato costituzionale europeo che è stato ratificato qualche tempo fa, e che da una parte il codice penale sanziona qualunque fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero o a mutarne la Costituzione, articoli 241 e 283. Dall'altra parte la Carta Costituzionale sancisce che la sovranità appartiene al popolo. Va evidenziato che il Trattato Costituzionale Europeo integri un totale trasferimento di sovranità nazionale ad una diversa entità dotata di personalità giuridica propria, ritenuta estera nei termini del diritto costituzionale, e dunque l'assoggettamento del popolo italiano analogamente a quello degli altri Stati membri ad una volontà diversa da quella statuale, dicasi grande finanza internazionale. Allora, aspetta che qui lo devo leggere per intero perché è troppo bello.
dal punto di vista strettamente giuridico, non essendo la sovranità mai oggetto di possibilità sottaciuta di delega, di possibile delega, ne deriva una mancata legittimazione alla stipula del trattato costituzionale europeo, la quale deve essere conferita dal popolo italiano unica identità dotata della titolarità della sovranità. Popolo tuttavia mai interpellato né anteriormente né posteriormente all'adesione alla comunità europea. Anche tenendo presente che laddove i popoli sono stati interpellati hanno sempre risposto no oltretutto. Anche la Francia, anche la Danimarca, anche l'Irlanda. Anche sorvolando sulle inammissibili violazioni ora accennate, al popolo stesso non è stato chiesto di avallare neppure a posteriori siffatta blasfemia. Ma tutto ciò non basta ancora di inquadrare pienamente l'illecità dell'operato di chi ha aderito al Trattato Costituzionale Europeo. La stessa denominazione Trattato Costituzionale costituisce una contrapposizione assoluta in termini e concetti, poiché si tratta di atti. La Costituzione è del trattato totalmente agli antipodi. Parlare di trattato costituzionale costituisce una conflittualità in termini che rivela una turpe intenzionalità turlupinatoria. Un trattato è un accordo tra soggetti internazionali per definire questioni di reciproco interesse. Non riguarda direttamente popolazioni e soprattutto non può costituire per esse nessuna fonte di diritto. Non a caso la Costituzione, articolo 75, esclude il referendum per trattati internazionali proprio in ragione di tale caratteristica. Il Trattato europeo, tuttavia, travalica, trasferisce e riconosce tali finalità intrinseche all'atto, derivanti addirittura a subordinare le fonti del diritto nazionale ed un'altra discendenza estranea all'ordinamento giuridico interno, inibendo agli organi costituzionali nazionali l'esercizio delle loro funzioni, articolo 289 del Codice Penale. Da sottolineare che il Trattato Costituzionale Europeo non prevede un trasferimento di sovranità circoscritto e limitato ad alcune materie ben chiaramente definite. Incredibilmente prevede una cessione totale della sovranità nazionale in completa assenza degli strumenti probatori della volontà popolare, così consegnando il popolo italiano nelle mani delle istituzioni europee sulle quali questo popolo non ha alcun potere di influenza. Scusate. Buonasera. Rientriamo esattamente nella fattispecie di reato sopra elencate. L'abuso di potere, poi, è ugualmente lampante ed è particolarmente grave in quanto ha comportato la menomazione dell'indipendenza dello Stato italiano. Trattandosi di atto illegittimo, il Trattato Costituzionale Europeo potrebbe essere reso nullo in qualsiasi momento e questo ripristino della legalità deve essere effettuato al più presto. Il Trattato, anche in base all'analisi di Schwarz, rappresenta un insulto alla democrazia, ai diritti fondamentali del cittadino e ai valori principe di base della nostra cultura. Rammentiamo a tutti, ed in particolare a chi legge, che una Costituzione è scelta dal popolo che la adotta e non dagli eletti. E non scritta e assegnata da autorità da chi in quel momento molto indegnamente detiene il potere politico e che in tal modo diventa giudice e giudicato attribuendosi il potere di definire e precisare il suo piacimento vincoli a norme che potrebbero invece disciplinare l'azione impedendogli di diventare il padrone della collettività. Esaminiamo in sintetico dettaglio questo incredibile documento a derivanti atteggiamenti di questi giorni di Draghi, Renzi e di moltissimi elementi del governo del Parlamento. 1. Ricordiamo che si dice Costituzione il patto che interviene tra i membri di una collettività per concordare tipologia, poteri di modalità di operare, nonché equilibri reciproci e controllo delle istituzioni che dovranno gestirla, e ne esplicita i valori di riferimento cui si ispira la sua cultura e la sua civiltà. La Costituzione europea, a cui Draghi fa riferimento nelle sue dichiarazioni di questi giorni, va molto oltre queste finalità, imponendo espressamente una politica economica liberalista. Appunto qui esaminiamo l'articolo 3, comma 178. Gli Stati membri operano nel rispetto dei principi di una economia di mercato, il dogma della teoria liberista. Articolo 3, comma 131. In caso di guerra o di tensione internazionale grave, gli Stati membri si consultano e adottano comuni disposizioni atte ad evitare che il funzionamento del libero mercato possa essere impedito da provvedimenti che un singolo Stato potrebbe tentare di assumere. Anche in caso di guerra, la prima preoccupazione resta il mercato. Ma vi rendete conto? La comunità europea è diventata solo una comunità economica, tutto il resto è gestita da alcuni funzionari che sappiamo perfettamente chi sono, articolo 7, nulla a che vedere
con la realtà del popolo. Andiamo avanti, articolo 3,148. Gli Stati membri si impegnano a realizzare una liberalizzazione dei servizi oltre la misura obbligatoria prevista, una follia che, questa è la mia considerazione, che annulla il senso stesso dell'esistenza dello Stato. Articolo 3,314. L'Unione attribuisce all'eliminazione progressiva delle limitazioni agli scambi internazionali e agli investimenti stranieri diretti, così come alla riduzione delle barriere doganali e altre. Articolo 3,156. Sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitale e ai pagamenti tra Stati. Articolo 3,167. Sono interdetti gli aiuti statali alle imprese ed altre menate di vario ordine e grado, ma tutte su questa falsa riga ideologica. Il TCE vieta agli Stati di vietare, impone, cioè, una deregolamentazione sistematica ultraliberista e selvaggia. Di per sé inaccettabile, illiberale, antidemocratica, usurpativa della volontà dei cittadini. Io domando, a quanti cittadini è stata detta questa cosa qua? Nessuno, non lo sa nessuno. Ma se sapesse, gente, se sapesse queste cose, va davanti a Matteo Renzi, a Di Maio, Salvini, e gli sputa in faccia, no, come minimo. Dunque, e poi fissato un patto di stabilità che impedisce agli stati qualsiasi libertà e quindi politica, sia economica che qualunque altro genere, sociale, di bilancio, una politica dell'impotenza economica dei singoli stati appartenenti, forzature e compressioni dei diritti sovrani inaccettabili. Una politica economica, quale che essa sia, non è né una istituzione né uno dei valori assoluti di una collettività nazionale. Ricordiamo che il liberismo economico significa ridurre i poteri di intervento dello Stato a favore della libertà individuale, il che finisce per imporre la legge del più forte, Rothschild, Morgan, Warburg, eccetera. Punto 2. Il TCE pretende, in un quadro del tutto insostenibile, di stabilire il primato del diritto comunitario su quello delle nazioni aderenti. In pratica sancisce l'abrogazione implicita e sotterranea delle Costituzioni degli Stati aderenti. Il preteso diritto comunitario non è in alcun modo riferibile ai popoli, capiamoci bene, pur definiti sovrani da tutte le costituzioni nazionali. La sedicente Costituzione europea non ha alcun fondamento di legittimazione per il potere che si è autoattribuito. Il TCE o Costituzione europea è stato confezionato per i popoli europei da un gruppetto incaricato dal grande potere economico finanziario senza neppure consultarli. Dov'è l'Assemblea Costituente, che l'ONU stessa dispone come primo passo ogni qualvolta organizza la democrazia in un paese? Avrebbe dovuto esserci un organo costituzionale. Dove sta? Sono passati 20, 30, hanno chiamato in 30 modi diversi il MEC, la UE, la Comunità Europea, eccetera, però di questo non se ne parla mai. La Comunità dell'Acciaio, la CEECA, certo. Ma quelle erano comunità, certo. Quelle erano un trattato questo di stati trattato, sovrani. Certo, questo trattato ha cancellato tutte le costituzioni europee, anche quella italiana ovviamente, per il cui cambiamento però sono previste rigide procedure. Gli illegittimi sottoscrittori italiani del trattato, ampiamente più volte querelati da noi, hanno sovvertito tutti i principi costituzionali e tutte le garanzie ivi previste semplicemente sottoscrivendolo. Fattispecie di inarrivabile conformità al reato di attentato alla Costituzione. Per dirla con von Eichen, che da economista ne capiva qualcosa, l'Europa che analizza petulantemente i requisiti di democrazia degli Stati aspiranti ad entrare nella comunità, essa stessa sarebbe radicalmente esclusa da sé medesima per assenza dei requisiti democratici minimali. Punto 3. Questa unione fra Stati si fonda su un vizio basilare. Questa unione fra Stati si fonda su un vizio basilare di consenso. Nessuno dei popoli coinvolti ha mai minimamente espresso una approvazione a coniugarsi con gli altri. 4. Altra brevissima, gravissima violazione della democrazia. Il TCE consente ai rappresentanti, fra virgolette, di modificare essi stessi il testo senza consultare i cittadini,
costoro quindi possono improvvisamente trovarsi da un giorno all'altro in un sistema politico-economico del tutto diverso senza aver minimamente espresso alcun parere. Punto 5. Il TCE viola disinvoltamente il principio base della separazione dei poteri. La Commissione europea, infatti, e qui arriviamo al nocciolo della questione, dotata di potere legislativo, è formata da ministri, ma i quali? Membri dei rispettivi esecutivi nazionali, cosicché gli stessi soggetti che fanno la legge a livello europeo poi la applicano a livello nazionale. Assolutamente inammissibile, irrazionale, ingiustificabile. Ma andiamo più avanti. In ogni corretto disegno istituzionale è previsto un attento controllo dei poteri istituzionali, il legislativo, esecutivo e giudiziario, no? Cioè deve essere un bilanciamento, no? Nessun potere deve essere insediato senza adeguato contropotere e nessun potere deve rimanere privo di eventuali sanzioni. Viceversa, siamo arrivati alle immunità. Il governo deve poter essere censurato dal Parlamento o dal popolo o lo stesso Parlamento dall'esecutivo. Fondamentale infine che non sia consentito a chi è al potere di stabilire esso stesso le regole che dovrebbero impedirgli di abusarne, e cioè di trasformarsi in padrone della collettività. Né la Commissione, quindi, né il Consiglio dei Ministri sono responsabili davanti al Parlamento, e ciò è totalmente antidemocratico. Loro, il Consiglio dei Ministri europeo e la Commissione europea non risponde di niente rispetto al Parlamento eletto dai cittadini, quindi il Parlamento europeo in realtà è una specie di farsa. Infatti, guardi, se riescono a dirgli ci mandano dei cadaveri alla Polonia, alla Cecoslovacchia, alla Slovacchia, all'Ungheria, se riescono a imporsi, a imporre niente. Aspettate. Punto 6. Ecco spiegato l'immediata realizzazione contro Costituzione del Senato dei 100 nominati che volevano fare l'altra, quando è stato? Novembre dell'anno scorso, no? A novembre dell'anno scorso volevano far passare la modifica del Senato, no? Vi ricordate? No? Cioè volevano farlo scendere da 318, mi pare, a 100, no? Ecco spiegato l'immediata realizzazione contro la Costituzione, appunto, del Senato dei 100 nominati. A livello di istituzioni, il Trattato Costituzionale Europeo prevede un solo organo eletto dal popolo, il Parlamento, un organo che dovrebbe avere la preminenza su tutti gli altri, niente affatto. Il Parlamento Europeo dispone di una competenza legislativa limitatissima e soprattutto circoscritta a materie marginali e secondarie, non dispone neppure dell'iniziativa legislativa riservata alla Commissione cui è subordinato. È una truffa, la gente l'articolo crede che il Parlamento funzioni come gli altri, 1,26. Un atto legislativo dell'Unione non può essere adottato che su iniziativa della Commissione, non del Parlamento. Non ha nessun potere decisionale, le materie più rilevanti sono invece riservate al Consiglio dei Ministri. Le questioni riguardanti il mercato interno, le regole della concorrenza, la politica agricola comune, la politica economica, la politica sociale, la fiscalità, le tariffe doganali, la politica estera, la sicurezza comune, un'altra anomalia inaccettabile del Trattato Costituzionale Europeo, è la previsione di atti che non sono leggi, ma hanno lo stesso potere cogente erga omnes. Si tratta delle decisioni che possono essere adottate indifferentemente dal Consiglio Europeo, dal Consiglio dei Ministri, dalla Commissione e dalla BCE. Anche dalla BCE, che cacchio c'entra la BCE col Parlamento europeo, che non ha eletto nessuno, è eletto dalle banche private, dalle banche nazionali che sappiamo essere private. Allucinante. Cioè, ma io dico, ma la gente non le vede queste cose, non si rende conto di essere presa in giro dalla mattina alla sera. Ce lo ordina l'Europa, brutto stronzo. Ma se sei tu il presidente del Consiglio dei Ministri che vai a votare nei Consigli dei Ministri della Comunità Europea assieme agli altri primi ministri delle altre varie stati che ci stanno, che cavolo vai dicendo? Sei tu che decidi. È come uno che si mette la giacca per andare a letto, la giacca da letto, e poi va, la mattina si sveglia e si mette la giacca per andare fuori. Sempre lui è cambiato solo la giacca. È chiaro. Non esistono più cittadini. Andiamo avanti, che è ancora più bella. Quindi a livello europeo esistono solo consumatori, secondo esatto. Il programma fatto. Certo. Quindi punto 7. Dei diritti. Il consumatore vuole avere solo qualche beneficio,
Quindi noi siamo un popolo ormai a livello Europa di consumatori, che non è altro. Certamente. Cioè, quindi il fatto che ci incazziamo come cittadini, bene, la roba è nostra, cioè come cittadini non esistiamo più. Allora, punto 7. Anche punto 7. Anche per questa norma non è previsto alcun controllo e nessuna garanzia, quelle che abbiamo detto importanti, sociali, eccetera. Sì. La Commissione Europea viene nel testo ufficialmente definita esecutivo, peraltro a ben guardare le modalità di assunzione delle decisioni ci si avvede che si tratta di una maschera per i veri poteri decisionali di esecutivi nazionali che in tal modo si defilano rendendosi politicamente irresponsabili. Decisioni gravose ed impopolari vengono così giudicate, giustificate con purtroppo ce lo chiede l'Europa, scaricano cioè la responsabilità sul Consiglio come se non fossero essi stessi i componenti. La Commissione non ha che un potere di proposta, mentre il Consiglio dei Ministri dei vari paesi è il vero organo legislativo. Ecco, spiegate le blindature delle candidature dei vari partiti nazionali, ecco perché le segreterie dei partiti mettono bei personaggi inamovibili ed ecco lì perché poi fanno le leggi elettorali incostituzionali. Dunque, candidature dei vari partiti. O peggio, ancora i tre successivi ultimi governi nominati dal signor Giorgio Napolitano, che prima o poi ci darà molti chiarimenti in merito a ciò e ad altre sue decisioni e comportamenti, rimane inaccettabile l'inaccettabile esclusione della sovranità popolare. I membri della Commissione non rendono conto al Parlamento di ciò, fanno, e neppure dei negoziati che hanno in corso con altre realtà internazionali. Per il Trattato Costituzionale Europeo siamo al punto in cui sono gli Stati e non i popoli a fare le leggi. Ed è così impudicamente violato il diritto del popolo a gestire se stesso. Punto 8. Il Trattato Costituzionale Europeo stabilisce che la Banca Centrale una assoluta autonomia, che può così decidere della politica monetaria di 27 paesi, dei quali dispone in ordine allo sviluppo e alla disoccupazione. È addirittura espressamente stabilito il divieto di intromissione ed interferenza da parte di qualunque autorità, ivi compresi gli Stati membri. Punto 9. Altra incoerenza delinquenziale, i giudici europei, che non sono inamovibili e quindi coercizzabili, vengono nominati dai governi nazionali, cioè da coloro che dovrebbero giudicare. Punto 10. Sappiamo tutti che una volontà espressa dal popolo è superiore a quella espressa dai suoi rappresentanti, normalmente, perciò le carte costituzionali prevedono il referendum. Il TCE prevede appena un timido diritto alla petizione, privo di qualunque efficacia obbligatoria e palese volontà del legislatore. Punto 11. La revisione costituzionale, sono previste due procedure. Revisione ordinaria, è richiesta l'unanimità dei governi e l'unanimità dei popoli, avendo a che fare con 27 stati questa doppia unanimità è ridicola e utopistica e rivela l'intento di mantenere il testo inattaccabile. A meno che a decidere il nuovo testo non siano gli stessi detentori del potere, così da assicurarsi che le modifiche non ne tocchino le prerogative e non alterino i privilegi stabiliti. Oppure l'altra alternativa è la procedura semplificata. Il Consiglio dei Ministri europei può modificare la Costituzione di sua iniziativa, vi rendete conto? Di sua iniziativa, per variare il grado di sovranità degli Stati membri nelle diverse aree di competenza, senza che alcuno Stato possa opporsi. Secondo il TCE, i popoli debbono accettare il principio che il loro coinvolgimento di oggi domani potrà cambiare senza ed anche contro la loro volontà. Si tratta di un esautoramento e svuotamento totale degli organi rappresentativi nazionali. Punto 12, e siamo quasi arrivati. Il testo del Trattato Costituzionale Europeo contiene anche delle contraddizioni sconcertanti intenzionali, poiché si stabilisce solennemente un principio nella parte iniziale destinata alla più ampia diffusione, mentre lo si smentisce nelle dichiarazioni annesse, e cioè l'articolo 262, all'articolo 262 è statuito il diritto alla vita e il divieto della pena di morte.
L'articolo 2 della dichiarazione numero 12, invece, precisa: la pena di morte non è considerata in violazione di questa norma nel caso sia dovuta ad un ricorso alla forza reso necessario, punto A, per garantire la difesa di una persona contro una violenza illegale, e questo potrebbe pure essere giusto, ma B, per effettuare un arresto o impedire un'evasione. Cioè vuol dire che se voi siete incriminati e tentate di scappare, il poliziotto ha la licenza da ammazzarvi. Cioè non è una cosa, è una cosa gravissima, non la sa nessuno. Questa è in vigore, eh? Il trattato è in vigore. Deve essere un poliziotto europeo, capito? Quello che c'è scritto è Europa. È di una criminalità assoluta sta cosa. Siamo partiti dalla moneta che non c'è scritto che è di nostra proprietà, quando c'è la... Siamo partiti da lì. È tutta una truffa, dove vi girate, è una truffa allo stato primordiale, proprio di una palesità assoluta, eppure la gente non lo sa, non lo vede, non se ne accorge. Ma non lo immagina, non lo può immaginare, perché è tutto un falso. Ma guarda, è tutto assolutamente un falso. La comunità europea lo dicono questo. No, non lo dicono assolutamente, fanno credere il contrario. È una questione secondaria. Allora hanno detto, guardate, oppure aspettate, questo. Non vi ho detto la terza casistica. Punto C, si può ammazzare per reprimere una sommossa o un'insurrezione. Cioè se andate in piazza a reclamare e fate qualcuno fa il matto più del dovuto, possono spararvi. È chiaro? Oggi ogni commento appare superfluo, appare di tutta chiarezza il comportamento del tutto illegittimo e contrario anche al concetto stesso di diritto costituzionale come sistema, con il quale una collettività stabilisce le regole della propria convivenza. Utilizzare siffatto strumento quale fonte di diritto interno in aperto contrasto con la consolidata ed indefettibile disciplina dettata dalla Carta Costituzionale è un crimine. Tralascio di andare avanti, che la questione è chiara ormai, ma vi voglio dire un'altra ultima cosa. Quanto tempo ci avremo? Io non so, sono le 7. Vabbè, abbiamo fatto un'oretta? Prosegue, certo. Vabbè, allora diciamo. No, più di uno. Vabbè, diciamo. Io vedo che qui avevi segnato. Sì, infatti, sto vedendo. Allora, anche qui è un argomento molto complesso, do solo qualche citazione. Dico solo due aforismi. Primo Levi affermò: se comprendere è possibile, conoscere è necessario. Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. E George Orwell disse: chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Oggi siamo in chi controlla il presente in maniera dispotica. Non c'è discussione. Cioè qui vi possono fare quello che vogliono in barba alle leggi nazionali. Sì. E poi anche le leggi nazionali lasciano il tempo che trovano. Ma volevo leggere una cosa importante invece che qua. Allora, nel tardo periodo d'Occidente il costo, qua si capiscono un bel po' di cose da questo diciamo mezza paginetta. Nel tardo impero d'Occidente il costo crescente dell'esercito, con continui aumenti di stipendio e di elargizioni per tenerlo quieto, le spese della corte e della burocrazia in quanto al governo servivano sempre più controllori che combattessero l'evasione fiscale ed applicassero le leggi nella vastità dell'impero. Non potendo più ricorrere alla metodica svalutazione monetaria che aveva causato tassi di inflazione incredibili, si riversarono sulle imposte con un intollerabile peso fiscale, soprattutto fra il III e il IV secolo, quando le dimensioni dell'esercito raggiunsero 500.000 e più armati a causa della riforma fiscale di Diocleziano, con l'introduzione della iugatio capitatio nelle compagnie e altre imposizioni fiscali per i centri urbani, dato che i nullatenenti ovviamente non tenevano niente di ricchi, contavano su appoggi e la corruzione che ne pagò, chi ne pagò come al solito ed anche ora il costo, furono il ceto medio, piccoli proprietari terrieri, artigiani, trasportatori, mercanti e gli amministratori locali, i decurioni, tenuti a rispondere in proprio della quota di tasse fissata dallo Stato. Quindi se gli scappava il tassato pagava il decurione.
la indizione si chiamava appunto, a carico della comunità per evitare l'evasione fiscale. L'evergetismo, che era un munifico e magnifico vanto, diventò sempre più una obbligazione imposta dal governo centrale. Le cariche pubbliche, che in precedenza erano ambite, significavano nel tardo impero gravami e rovina. Per arrestare la fuga del decurionato dalle professioni e dalle compagnie, che divenne generale proprio con l'inasprimento della pressione fiscale del terzo e del quarto secolo, lo Stato vincolò ciascun lavoratore e i suoi discendenti al lavoro svolto fino ad allora, di qui nasce, vietando l'abbandono del posto occupato, professioni coatte, e ci arriviamo, che nelle campagne darà ovvio, darà avvio attraverso il colonnato a quello che nel Medioevo era la servitù della gleba. È comprensibile a questo punto che la massima parte della popolazione considerasse l'arrivo dei barbari non tanto come una minaccia quanto una liberazione. Ormai si era davanti si era scavato un solco profondo tra uno Stato sempre più invadente e prepotente e la società. Lo Stato che nel V secolo crollò sotto l'urto dei barbari era uno Stato ormai privo di consenso e costituito da una ristretta elite di super ricchi e da una sterminata massa di poveri irrecuperabilmente senza speranza di emancipazione e miglioramento. E per questo ed altre motivazioni economico-socio-politiche ebbe facile presa il cristianesimo e conseguentemente il papato gradualmente, come al solito, si sostituì in toto all'impero. Nel Medioevo, leggo questa pagina che è molto illuminante, nel Medioevo le cose non andarono meglio, ma tralasciamo e andiamo direttamente alla prima metà del Cinquecento, che segna una spartiacque nella storia della fiscalità, non solo pontificia, qui succintamente esaminata. Una delle ragioni più significative di tale snodo va ricercata nella nascita e nello sviluppo della riforma protestante in Europa, che portò sconquasso di ogni ordine storicamente costituito, primariamente economico, finanziario, fiscale, oltre che sociale, morale e per ultimo religioso. Che sono tutti strettamente correlati. Il vecchio paradigma, ricordiamocelo sempre. L'immagine del monaco Lutero che affigge la tesi non trova riscontro nella realtà, tuttavia tale disputa ebbe una diffusione straordinaria nell'intera area tedesca dell'Europa e non solo. Ciò avveniva, diciamo, l'Europa centrale. Ciò avveniva a causa del contenuto delle 95 tesi mediante le quali si sferrava un deciso attacco ad alcune concezioni teologiche della Chiesa romana, nonché alle stesse strutture ecclesiastiche fino al vertice, colpendo l'istituzione stessa del papato. L'appello di Lutero corrispondeva esattamente alle aspirazioni della società politica tedesca, che rivendicava con forza l'autonomia dell'imperatore tedesco dalla curia romana e dal suo capo, così tonava Lutero. Non dimentichiamoci mai le lotte per le investiture. Sì, ma una delle ragioni che vengono nascoste dalla Chiesa è che i principi delle varie regioni tedesche e i parroci pagavano di più, il doppio di quello che pagavano, sappiamo, in Italia. C'è. Allora, i soldi, guardi, è tutto legato, mai preceduto di un secondo. Ah, ecco. Noi tedeschi siamo, diceva Lutero, noi tedeschi siamo bellamente gabbati alla tedesca, non all'italiana, loro alla tedesca. È vero, è proprio così, è proprio endogeno. Allora, siamo bellamente gabbati alla tedesca, mentre immaginiamo di essere signori, siamo divenuti gli schiavi del più scaltro dei tiranni, possediamo il nome, il titolo e l'insegna dell'impero, ma tesoro, potenza, libertà e diritto li ha il Papa, e mentre quello si pappa il frutto, cioè noi giocheriamo col guscio vuoto. Questo diceva Lutero e quindi aveva capito perfettamente, lo sapeva perfettamente anche lui. Vorrei fare una notazione qui che è piuttosto importante. Nel momento in cui il papato, con gli accordi con gli usurai ebrei che conosciamo molto bene, perché lì lucravano tutti sull'usura e sulle credenze del popolino. Dopo ci arriviamo. Mentre il papato navigava tranquillamente credendo di aver vinto la battaglia delle investiture, si è trovato all'interno della sua chiesa quello che gli ha fatto la rivoluzione. Questo è anche un dato abbastanza interessante. Certo, ma no, ma ancora più interessante quello che leggo dopo. Aspetta. Vedete che hanno fatto San Pietro con queste cose. Di più. San Pietro come il massimo degli accordi con i fughe è stato fatto per la costruzione di San Pietro.
che facevano con i soldi. Di più. Molto non di più. Facciamo paragoni così. No. Pensi, con i soldi facevano cose straordinarie. È vero, anche. Bisogna vedere come li fa i soldi. Per fortuna. Per fortuna che buona parte sono stati investiti anche lì. Ma sono lungimiranti, loro hanno una visione millenaria. Berlino e Borromini, lo sappiamo molto bene. I signori papi hanno una visione millenaria delle cose, quindi vedono con molta oculatezza e lungimiranza. Non ce lo scordiamo mai. Quindi, poi l'arte non è mai fine a se stesso. Bravo. Andiamo avanti. La quale affermazione proclama apertamente la vera motivazione dello scisma luterano. Insomma, è sempre questione di vil pecunia. Nel 1525 la riforma luterana, da fatto puramente religioso, passò ad assumere anche una valenza economica e politica. Il 1525 infatti registra il primo atto della cosiddetta secolarizzazione dei grandi benefici ecclesiastici, con cui il gran maestro dell'ordine teutonico Alberto di Hohenzollern mutò la terra ecclesiastica che egli godeva in beneficio in formula giuridica internazionale di ducato, se preso quello che prima era in prestito. E non è caso di Hohenzollern, ricordiamo questo. L'ho detto di proposito, citato a caso. E sono sempre loro. Allora, andiamo avanti. In beneficio di formula giuridica internazionale di ducato ereditario, per la propria famiglia, il ducato di Prussia. Il che determinò un punto di non ritorno per la riforma luterana e la conseguenza e le conseguenze belliche con annesse stragi che sappiamo, la distruzione di Colonia, 200.000 morti e giù. La decurtazione dell'intera popolazione mitteleuropea, diciamo chiaro. Che Colonia è le una guerre parte, che duravano una parte, 30, decenni, 30 anni, 30 anni, certo. Poi hanno calmato anche i francesi con la vittoria di Sedan. Di dotte di San Bartolomeo, solo per rimanere alla Francia, ce ne sono state 8. Allora, andiamo avanti. Ma per completare il quadro dell'operazione liberatoria dei vincoli impositivi del papato, occorre ricordare il contemporaneo verificarsi anche del movimento zwingliano e della riforma calvinista, nonché nel 1534 dello scisma anglicano. Giustamente Enrico VIII ha detto, e io pure, datemi qualcosa pure a me. Allora, tutto ciò ha significato per il papato sul piano della fiscalità la riduzione delle cosiddette entrate spirituali, ma che bel nome gli davano, entrate spirituali. Lo spirito che entra, pervade tutta. Allora, riduzione per di più preoccupante rispetto alla decurtazione che, dopo i lunghi anni del grande scisma del 1378-1417 e quello del piccolo scisma o scisma di Basilea del 1439-1449, pure la Santa Sede con Niccolò V 1447-1455 aveva subito, dovendo il papato rinunciare a parte dei diritti vantati sulle terre e sul clero dei vari stati cattolici. Per sopperire a quanto accennato, soprattutto a partire dal regno di Sisto IV, si ricorse alla prima forma di debito pubblico al mondo. Hanno inventato pure questi, ma che ci vogliamo toglierci niente? Non ci dobbiamo togliere niente. Noi romani ci abbiamo avuto tutto. Allora, al mondo, la vendita degli uffici venali, quelli erano spirituali. Entrate spirituali, questi sono gli uffici venali. Gli uffici venali, quello dove uno chiede venia. Non si capisce però come mai nelle entrate dello Stato della Chiesa non siano mai state messe a bilancio le cospicue, anzi inenarrabili entrate provenienti dalle ruberie svolte nei secoli in Sud America. Lì parliamo di migliaia di miliardi di euro, migliaia di tonnellate di oro e di argento che sono entrate in Europa. La Spagna è diventata il paese più ricco allora, d'Europa. Sono entrate. C'era l'importazione parallela. Non arrivava solo, capito, a Isabella di Castiglia, c'era l'importazione parallela. In ogni caso, in ogni caso furono adottate queste formule impositive, nuove formule impositive, e queste si rappresentavano, o rappresentavano incarichi amministrativi effettivi e l'accesso alla carriera direttiva sia nel governo della Chiesa che dello Stato, oppure configuravano veri e propri titoli del debito pubblico che fornivano ai titolari una rendita finanziaria di entità
correlata al valore dell'acquisto dell'ufficio. Mi pare giusto. Tipo gli ebrei, no? Che abbiamo detto. Dell'ufficio stesso, integrante. Se c'è i soldi te lo compri. Integrante da carica onorifica di facciata. La corresponsione degli interessi spettanti alle cariche di secondo tipo veniva accurata da parte delle entrate del Comune di Roma, nonché degli introiti dei monopoli. L'escamotage ebbe successo ed ossigenò il bilancio dello Stato. L'operazione esercitò varie funzioni, fra cui quella di creare consenso politico attorno al pontefice di una non discreta fascia di persone che vedeva proprio nel rafforzamento dell'autorità del Papa la tutela dei propri interessi. Tra i detentori del debito pubblico non potevano mancare i più assidui e tradizionali, le grandi banche, in particolare toscane, che acquistavano, come adesso, non è cambiato niente, che acquistavano le cariche su larga scala per rivenderle ad acquirenti minori, anche portando al soglio pontificio vari loro rappresentanti, esattamente come oggi. Tralascio altre considerazioni solo per riferire sulle successive imposte varate nella seconda metà del Cinquecento dal sussidio del quattrino della carne, istituito nel 1553, al sussidio straordinario creato nel 1557, dal sussidio della foglietta non è la foglia, la foglietta. È la foglietta, è un sussidio. Fatto la foglietta e te do il sussidio. Dunque, dove sta? Della foglietta introdotta da Sisto V nel 1588, alla tassa delle galere addirittura, sempre dello stesso anno. Cioè, se tu andavi in galera dovevi pure pagare la tassa, i parenti tuoi dovevano pagare. Andavi a remare, pagavi la tassa, sennò quella era una cura dimagrante, remare. No? Allora, dove sta? Aspetta. Dove sta? E poi regalare una paglia a quel prosciutto. Questo notevole inserimento. E abbiamo ancora la via vicino a casa nostra. Questo notevole. vabbè, questo lo lascio, lo salto perché è tanto inutile. Allora, qui c'è tutta una disamina delle modalità impositive, quali sono scientificamente tollerabili, quali no, quali sono gestibili in maniera umana e quali no, per poi arrivare a una quasi conclusione, e cioè un attimo. Alla round table, tanto per cambiare, sì. Allora, qui c'è un penultimo capitolo inserito. Enzo, sta registrando? Allora, il penultimo capitolo si intitola I ponti crollano, la finanza gode. Ed è proprio attualissimo sul ponte Morandi di Genova. C'è un articolo del Sole 24 Ore che ho voluto evidenziare, del 25 ottobre del 2017, in cui c'è un tizio, che poi dico come si chiama, che dice: sono passati 25 anni dal 2 novembre 92, quel 2 novembre 92 è stato fatidico, perché quel 2 novembre è catarchica quella data. Esatto. Quando, il 92 il catarro. Quel 2 novembre è emblematico. Quando il ministro del tesoro Piero Barucci consegnò l'attesissimo piano di privatizzazioni al presidente del consiglio Giuliano Amato, te lo raccomando. Ma anche Barucci, ti immagino. Dalla cessione dei gioielli di famiglia che fatturavano allora quasi 200.000 miliardi di lire all'anno. Cioè, le autostrade incassavano 200.000 miliardi di lire. Avete idea? Senza manutenzione, però. No. Fino al 92 c'era l'ANAS e la manutenzione c'era. Non è mai crollato un ponte. È stata attribuita la manutenzione anche adesso. Loro incassano solo. Allora, no, aspettate che lo rileggo. Quindi, dalla cessione dei gioielli di famiglia che fatturavano allora quasi 200.000 miliardi di lirette e che occupavano 850.000 persone e costituivano il nervo del sistema nazionale di innovazione, lo Stato, grazie a Giuliano Amato, ha incassato 95 miliardi di euro, cioè 200.000 miliardi di lire.
ma quando si vende una qualunque attività, il prezzo di vendita tassativo è fra, a seconda del tipo di attività, è fra i 5 e i 10 anni di fatturato. Se tu vendi un bar e incassi un milione di euro l'anno, e tutti gli anni incassi un milione, lo devi vendere a 5 milioni. Quello è il prezzo. Di fatturato o di utile? Fatturato. Fatturato, fatturato. È un punto di riferimento di tutti i negozi. Vabbè, questo qua c'era 200.000 miliardi di fatturato, mica di utile. Però dava lavoro a 850.000 persone. Lo sapete adesso quanto sono gli impiegati di Autostrade? Che poi allora i Benetton sono solo prestati. Allora. Non la leggo tutta, ma vale la pena leggere perché veramente hanno parlato di responsabilità civile, ma di questo argomento qua, dell'argomento finanziario non hanno mai parlato né nessun giornale né nessun telegiornale. Nessun giornale e nessun telegiornale ha mai parlato del problema finanziario. Tutto è primariamente, di qualunque argomento parliamo oggi, il primo aspetto da andare a esaminare è quello finanziario. E allora, abbiamo detto che ci lavoravano 850.000 persone, giusto? Quante persone secondo voi ci lavorano oggi? 230. Eh? La metà. Poche migliaia. Eh? 2.000, 3.000 persone, ma... Tu? Eh? Professore? Professore, ti segue. Quante persone lavorano per Autostrade? Ma di pazienza, tu non puoi fare questi rapporti così astratti. E non so, se le tecnologie sono cambiate, ma non è una questione di tecnologie. No. Quanta gente. Vabbè, no, non sono tecnologie. Allora, lasciamo questo stare. Sono autostrada. Lasciamo stare. Allora, queste non sono tecnologie di fabbriche, sono autostrada. Va bene, ho fatto un errore. Non sono analogie. Va bene, non è un'analogia. Allora, invece di 150.000 persone, ci lavorano oggi 7.349 persone. Anche meno, vedrai, anche meno in futuro. Infatti. Quando faranno l'informatica e il robot non lavorerà nessuno. Che certo. Ma questa è colpa della finanza? Abbi pazienza, insomma. Ma è un'altra cosa. È colpa della finanza. Non è stata sostituita, non è stata sostituita dalle macchine. È un'altra cosa. Esatto, qui la finanza sono stati effettuati i controlli, che è un'altra cosa, che è una cosa diversa. No. Allora, qui per entrare nel dettaglio, bisogna dire al professore che qui c'è un contratto di vendita, che qui c'è, chi vuole che lo legge, e questo contratto di vendita incredibilmente prevede che oltre a avergli regalato la società, l'ANAS, lo Stato, gli regala pure la manutenzione. Esattamente. Cioè oggi l'ANAS lavora sulle autostrade italiane gratis per conto di Autostrade. L'hanno detto dappertutto. E anche il controllo del ministero. L'hanno detto in tutti i giornali, l'hanno detto alla televisione. Ma c'è anche il ministero che deve. Vabbè, andiamo avanti. No, voglio solo un altro punto importante. Per riprendere il discorso che abbiamo accennato già in due o tre focalizzazioni. Antonio, per cortesia, in due o tre focalizzazioni in questa escursione, cioè. C'è un discorso di estromissione della sovranità popolare in tutti gli ambiti. In particolare, allora, abbiamo visto che la Banca Centrale Europea è un'entità, è un soggetto giuridico internazionale che non controlla nessuno, che non ha controllori, che non ha nessuna sanzione di nessun genere, neppure penale. Il direttore della Banca Centrale Europea, i funzionari della Banca Centrale Europea e qualunque impiegatuccio della Banca Centrale Europea non può essere, è immune, cioè non può essere mandato sotto processo da nessun Stato nazionale e internazionale. La cosa importante da dire in tutto questo è che quindi ci sono queste 27 banche che sono associate, 27 Stati che sono associati, 17 banche che fanno parte della Banca Centrale Europea e queste 17 banche sono dichiaratamente di nazionali, dichiaratamente, ma non realmente. È possibile definire una percentuale privata all'interno della BCE? Quant'è la percentuale? Adesso ci arriviamo. È al 100%. Di quella della banca ci arriviamo, è al 100%, l'ho detto lui, è al 100%. È al 100%. Allora, la Banca d'Italia, parliamo della Banca d'Italia. Lo sappiamo, 95% privata. Parliamo della Banca d'Italia, così qua ci sono i numeri, professore, poi. Allora,
La Banca d'Italia c'ha una serie di soci azionisti, che qui ci sono anche descritti in varie parti, e c'è una partecipazione, parte rappresentatività, rappresentativa del 4,85 che è dell'INAIL, dell'INPS, eccetera. E basta. Ma la cosa importante è che la Banca d'Italia negli ultimi aggregazioni, nelle ultime fusioni, aggregazioni e aggressioni e quant'altro che ci sono state negli ultimi anni, è diventata del 67% della Unicredit. L'Unicredit controlla il 67%, quindi di fatto non solo l'Unicredit, l'Unicredit e altri, sì, e altri quattro, però l'Unicredit è la, diciamo, è la portavoce, diciamo così, di questo gruppo Rothschild. Come aspetta, non andare avanti, non è vero, non è così, 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 Antonio, non è, questo è quello che ti hanno raccontato, non è così, non è così, te lo, adesso sei zitto, altri 5 minuti te lo spiego, e poi chiudo. Allora, qua c'è, ci sono allegati al libro due documenti importanti, in cui si dimostra che l'Unicredit, insieme alle altre quattro banche che detengono il 67% della Banca d'Italia, in realtà non è proprio così, perché ci sono due signori, due avvocati, uno si chiama Angelo Cardarelli e l'altro si chiama Giulio Trevisan, che hanno lo studio a Piazza Affari a Milano. E non fanno gli avvocati, fanno i mandati, cioè quelli che vanno nei consigli di amministrazione a rappresentare i loro mandatari. E loro sono mandati da 1991 banche, non una, 1991 banche, quindi non i Rothschild direttamente, poi ci arriviamo. Ma dopo ci arriviamo, stai calmo. Non è così, non è così, non è così. Non è così. Qua c'ho i dati, guarda, qua c'ho i dati. Questi sono i verbali d'assemblea della Banca d'Italia. Ci sono i dati. È chiaro? Quindi non è vero quello che dici. Allora, in questi 1991 mandatari delegano questi due avvocati che vanno al consiglio d'amministrazione della Banca d'Italia, detenendo circa 2 miliardi di azioni della Banca d'Italia. In percentuale è 265 voti su 525, per cui è la metà più uno esatta. Ok? Per cui questi due signori vanno alla Banca d'Italia e agli azionisti gli dicono: ti diamo un dividendo, non ti diamo un dividendo, quest'anno investiamo qua, quest'anno investiamo di là, quest'anno finanziamo lo Stato italiano, quest'anno non lo finanziamo, quindi che vada al governo Di Maio, Salvini, Monti, Letta, Berlusconi, Prodi, non cambia niente. Questi due signori sono mandati ufficialmente da 1991 banche straniere, che fanno poi attraverso il sistema delle matriosche riferimento ad alcuni nominalizzazioni, per cui per esempio BlackRock, per cui Goldman Sachs, Fortune, che ne so, Venture Fortune, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete, qua c'è scritto tutto. Sono una decina, sono. Sono una decina, sono loro. Più Rothschild è più grosso. No, Rothschild ufficialmente non appare. E allora non lo puoi dire, appare il gruppo, se lui ti porta in tribunale ti fa un culo tanto, capito? Non lo puoi dire. Voi l'avete portato in tribunale, noi l'abbiamo portato in... no, no. Allora concludo qui. Io l'ho mai portato. Cari amici che ci vedete in video e che ormai cominciate a essere per fortuna tanti, come ci riferiscono da più parti, questo è il mio libro, spero di aver fatto un buon lavoro, è perfettibile in molte cose che ho già visto, e la prossima edizione sicuramente ci avrà una bella ripulita nel testo e in quant'altro, ma è secondo me un lavoro che andava fatto anche urgentemente, ecco perché ho anticipato anche un po' i tempi,
perché fra l'altro questa idea mi era venuta addirittura 3 anni fa, l'avevo composto, diciamo, grezzamente, poi me l'ero dimenticato, succede anche questo, e adesso l'ho rispolverato, l'ho tirato fuori perché è il momento in cui incomincia a essere gravosa la situazione economica anche per una larghissima fascia di persone. Volevo però approfittare dell'occasione perché vi voglio leggere una cosa importante. L'ho messa. Queste comunque sono tutte cose, tu dici che sono le cose che non sapevo, sono cose risapute, ormai. Ah, eccolo. Però nessuno l'ha messo in maniera chiara. È come questo qui, insomma, risaputo dal 1 per 50 milioni di italiani. Lo dicono loro stessi. Allora, il problema... questo, ascoltate un attimo, Anto, qua, mi devi dare altri 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, questo è il compendio, il fascicolo del processo che noi abbiamo intentato contro le banche italiane. Abbiamo fatto, allora, un primo processo, abbiamo fatto... dunque 17 querele contro le varie banche per vari motivi, per circa un 300 pagine di argomentazioni, di diciamo ravvisazioni di fatti di reato. Abbiamo poi siamo stati contattati nel corso di 3 anni, abbiamo fatto queste denunce. Poi a un certo punto nell'84, che era fine aprile, inizio maggio, siamo stati... Nell'84, dopo, sì, 84. Nel 2014, scusa, nel 2014 siamo stati, nel 2013 abbiamo fatto le denunce, nel 2014 siamo stati convocati. Convocati dalla Guardia di Finanza alla sede centrale alla Rusti.